Ben ritrovati amici di doppiatoriitaliani.com e fra le voci del doppiaggio italiano, e oggi andiamo ad incontrare un altro dei grandi attori. Stiamo parlando di Marco Foschi. Grazie per la tua compagnia e la tua disponibilità. Grazie, grazie a te, Davide. Se vuoi raccontarci quindi per iniziare come è nato il tuo percorso e come poi ti sei avvicinato al doppiaggio, perché è uno di, no? di quei casi appunto in cui è stato un po' l'inverso, no? Sì, è una situazione particolare la mia, nel senso che non nasco come doppiatore, non è una professione che ho cominciato a fare da molto giovane o addirittura da bambino, come molti doppiatori che abbiamo oggi straordinari. Io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica a 19 anni, uscito dal liceo, e ho fondamentalmente fatto teatro e poi più in là negli anni un po' di cinema. E il doppiaggio è intervenuto a un certo punto così, non dico per caso, e spiegherò perché non per caso, ma è arrivato come cosa molto nuova, perché io non l'avevo mai fatto. È un lavoro, un mestiere che ha bisogno di una certa pratica, di una certa tecnica. E poi nel corso di questi ultimi 10 anni mi è capitato ogni tanto di avere anche la fortuna di fare dei bei film. Spiego innanzitutto perché non è casuale, diciamo, perché mio padre è ancora oggi un doppiatore che ha fatto tante cose, è un attore anche lui di teatro, ma col doppiaggio ha fatto delle cose molto 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 belle, molto grandi, molto importanti nel corso degli anni. Per cui io mi ricordo quando ero piccolo che ogni tanto mi portava in sala di doppiaggio, ho dei flash di alcuni film che poi sono diventati anche dei cult che io vedevo dalla sala di doppiaggio. Poi però lui, e per fortuna, non è mai stato una di quelle persone che, dato che lui fa quel mestiere, spinge il figlio a fare lo stesso, anzi. Per cui io nella sala di doppiaggio sono entrato paradossalmente non grazie a lui e non per lui, è arrivato dopo per il mio mestiere. Se ricordi qual è stato, che approccio filmico c'è stato col doppiaggio, uno dei primi titoli, se non ti dico il primo necessariamente, ma. La prima cosa che feci fu Le lacrime della tigre nera, un film thailandese con la direzione del doppiaggio di Mario Maldesi. E fu la prima cosa che feci, fu questo film con lui. A che età fu? 22 anni. Però ovviamente avevi già comunque il background attoriale, ovviamente già come predisposizione, no? Poi Sì, si è spostato. io mi ero appena diplomato dall'Accademia, insomma, per cui venivo fresco dai 3 anni di corso di Accademia, dove all'interno dei quali avevo già fatto comunque due spettacoli come già, diciamo, professionista, e il mio primo film in cinema, per cui un pochino di esperienza ce l'avevo. E per quanto riguarda il fronte appunto prettamente cinematografico, qualche, si può dirci, non so, qualche titolo, qualcosa, o l'ultimo lavoro a cui hai Dei partecipato? film che ho fatto, alcuni da Fame Chimica a Nelle tue mani di Peter Del Monte a Riprendimi, Anna Negri. Ultimo lavoro? L'ultimo lavoro è una serie televisiva per la Rai con Neri Marcorè e Anna Valle, che è Questo nostro amore, che dovrebbe andare in onda a partire da ottobre, se non sbaglio. Cosa ne pensi del tipo di selezione che viene fatto per i provini per quanto riguarda la fedeltà sempre più al suono originale della voce, più che a un'attenzione magari maggiore per l'interpretazione per il pubblico italiano, per la trasposizione, diciamo, della vocalità, no? E quant'altro? Un'attenzione forse un po' maniacale, secondo te? Cosa ne pensi dell'attenzione al sonoro, della voce per essere fedeli al timbro originale? Guarda, questo dipende ovviamente dal cliente cosiddetto, no? Cioè, io l'ho notato quando mi è capitato di fare dei provini negli anni, soprattutto per i cartoni animati, diciamo, per la Disney. Loro sono veramente maniacali sull'aderenza della voce originale che loro mettono rispetto a quella, appunto, del doppiatore. E io però a quel punto non so quanta libertà poi il direttore di doppiaggio abbia in una rosa, diciamo, di voci scelte nel poter dire alla produzione: guardate, voi magari preferite questa voce, ma io ritengo che quest'attore sia invece migliore. Non so che spazio abbia di decisione, no? Per cui è vero che almeno appunto per certi tipi di clienti, di commissioni, l'adesione della grana sonora proprio della voce è fondamentale, indipendentemente alle volte forse un po'. Chiaro, parliamo sempre di gente che sa doppiare, perché Certo. sennò non se ne parla affatto.